All'obiettivo di supportare e favorire l'incontro tra il mondo delle aziende e quello degli studenti laureati dell'Ateneo Salernitano, la settimana di orientamento universitario al mondo del lavoro, in programma da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre all'Università di Salerno. Denominata Job in Campus, la settimana è promossa e curata dal servizio Placement di Ateneo e quest'anno giunge alla sua ottava edizione. Si svolgerà in modalità a distanza, ad eccezione delle giornate di apertura e di chiusura, il cui inizio è previsto alle 10, che saranno ospitate presso la sala stampa Biagio Agnes del campus di Fisciano. Lavorerai, lavorare al futuro è il tema scelto per questa edizione. La pandemia globale e la transizione tecnologica ed ecologica sono tappe storiche che ricopriranno un ruolo chiave nella determinazione delle professioni del futuro. La nuova sfida, si legge in una nota dell'Ateneo, è preparare i giovani talenti all'ingresso in un mercato del lavoro dinamico e rinnovato. Parteciperanno alla plenaria di apertura della manifestazione i delegati di enti ed istituzioni espressione del mondo occupazionale. Sono previsti tra gli altri gli interventi di Antonio Marchiello, assessore alle attività produttive, lavoro, demanio e patrimonio della Regione Campania, e di Pasquale Sessa, consiglio di presidenza, delega alle infrastrutture e mobilità sostenibile, giovani imprenditori di Confindustria. Industria. Dopo il momento inaugurale, la settimana del Placement UNISA proseguirà con un calendario di appuntamenti online per i colloqui tra aziende e candidati, cui parteciperanno oltre 130 realtà imprenditoriali di livello nazionale e internazionale.